Benvenuti e o ben ritrovati nel mio canale. Quest'oggi vorrei parlarvi del romanzo fantasy Il fiore dell'enigma, che assieme a Il fiore del segreto e Il fiore del mistero formano la trilogia fantasy I fiori dell'ignoto di Pietro Trevisan, opera prima di Pietro Trevisan. Pietro Trevisan è un signore che ha un canale YouTube. E io mi imbattei in lui per la prima volta qualche anno fa. E mi ricordo benissimo quel giorno, era un sabato pomeriggio, una stagione simile a quella attuale, e io ero piuttosto depresso perché mi ero infortunato e non avrei potuto partecipare a una competizione alla quale tenevo ed ero di fatto relegato a letto perché deambulare per la casa costituiva già un problema. E niente, stavo guardando così per passare la giornata dei video. Cercavo in realtà un video che trattasse delle avventure di Gordon Pym di Edgar Allan Poe, che senza farlo apposta potrebbe anche rientrare marginalmente nell'argomento di oggi. E trovai il suo canale e mi incuriosì subito perché era un canale che Pietro Trevisan stesso è una persona che forse YouTube non avrebbe e tuttora non spingerebbe più di tanto. E invece a me impressiona molto e tuttora io penso che Pietro Trevisan sia una persona con una vastissima cultura, dotata di un eloquio più che piacevole e che non deve ricorrere ad artifici per rendere interessante, comprensibile e di valore ciò di cui parla. Il canale di Pietro Trevisan tratta di cultura a 360 gradi, direi, ma nel manifesto della sua fondazione, che potremmo identificare con il primo video che pubblicò, primo video in assoluto che pubblicò, lui diceva che avrebbe trattato di balengologia. La balengologia, parola usata da lui, sarebbe quell'insieme di discipline, di ambiti del sapere che indagano argomenti strani, strambi, imbarazzanti, poco noti, poco considerati, considerati da pochi e considerati anche malamente, perché quei pochi ne parlano spesso senza competenze, senza conoscenze e utilizzando un metodo di indagine che spesso fa acqua da tutti i punti, cosa che non si può dire di Pietro Trevisan perché va bene, lui è laureato in filosofia, il che può contare o meno, però penso che i suoi video siano testimoni di ciò. È una persona che è in grado, che sa ragionare sulle cose e sa parlare di argomenti anche così un po' bizzarri. Comunque, portando avanti la discussione con un metodo robusto e utilizzando una ferrea logica. Io mi ricordo che la prima playlist che guardai in quel pomeriggio quasi tutta d'un fiato fu quella dedicata, anzi, contro le teorie di Zaccaria Sitchin, e insomma mi divertì molto perché attaccò e polverizzò in maniera penso senza lasciare spazio a repliche le teorie balenghe di quell'autore. Poi da allora, quindi, io lo seguii con interesse e con costanza. Fino a che un paio d'anni fa lui dichiarò che avrebbe pubblicato questa sua opera fantasy e attualmente è acquistabile in formato digitale su IBS.
solo in formato digitale, purtroppo non in formato cartaceo, anche se io penso che questo libro meriterebbe di occupare uno spazio sugli scaffali delle librerie. Secondo me avrebbe tutte le carte in regola per farlo. L'ho già detto più di una volta, non è che io sono contro ai libri, agli ebook, sono una soluzione per certi aspetti molto intelligente, molto funzionale. Però se pensiamo a salvaguardare il nostro bagaglio culturale, secondo me è una soluzione destinata a fallire. O quantomeno il formato cartaceo, il supporto cartaceo garantisce tuttora una maggior garanzia di conservazione. E io non è che spero di salvare il patrimonio culturale da qui all'eternità, non parlo nemmeno di secoli, ragiono in decenni. Ecco, secondo me, se vogliamo traghettare da qui a qualche decennio ciò che di valido viene prodotto dalla nostra cultura, secondo me i libri cartacei non devono essere abbandonati, pena rendere il tutto obsoleto nel giro di brevissimo tempo, non più usufruibile e quindi di fatto vuol dire condannare e cestinare buona parte di ciò che produciamo di degno in questo mondo. Chiusa questa parentesi, però ecco, serve subito per fare due premesse, perché capirete che da quanto detto, capirete che la valutazione, la mia valutazione di questo libro è del tutto positiva, e però appunto qui devo fare due precisazioni. Ho chiesto io a Pietro Trevisan di parlare di questo libro. Mi sono fatto avanti io, non ho alcun interesse personale a farlo, se non il piacere di condividere qualcosa che io considero di valore. E secondariamente, ecco, io in questo video non farò chiaramente una sinossi del libro perché potrei togliere interesse a persone che sarebbero interessate alla loro lettura. Faccio tuttavia presente che sul sito sul canale, scusate, di Pietro Trevisan ci sono alcuni video di sue letture dedicate ai primi due o tre capitoli di questo primo romanzo, il che potrebbe essere interessante per chi volesse farsi un'idea del libro. Adesso lui sta pubblicando anche dei video specifici sulle sue opere letterarie, però io non li ho voluti vedere per non lasciarmi condizionare, a rischio di dire delle fesserie in questo video, oppure cose che penso solo io e non che pensa chi il libro lo ha scritto, ma badate che questa penso sia la condizione normale, perché un libro non è mai proprietà esclusiva dello scrittore, ma è sempre una proprietà condivisa con il lettore, perché lo scrittore scrive quello che scrive e poi il lettore lo interpreta e lo fa suo nel modo in cui può, in cui riesce, in cui vuole, sostanzialmente. Dunque, iniziamo però con il tratteggiare un po' qual è il mondo in cui si svolgono le vicende narrate. Il pianeta Kellur potrebbe essere benissimo una Terra Revisione 1, cioè è una Terra che condivide col nostro pianeta molti aspetti sia fisici, sia della cultura che le nostre società umane hanno ed hanno avuto, e poi ha degli aspetti del tutto peculiari. Per
Potrebbe essere una terra che si trova benissimo in un'altra dimensione. A me questo tema del multiverso, che può essere anche uno strumento utile alla narrativa del fantastico, a me piace molto perché è come se dasse l'opportunità di salvare capre e cavoli, no? Cioè, nel senso, è come se giustificasse, no, il nostro mondo e però al contempo mettesse, diciamo così, i presupposti per l'esistenza di altri mondi diversi dal nostro e che noi non possiamo conoscere. Cioè, la realtà esperibile è reale, appunto, ed esiste, però ci sono altri universi che tu non puoi vedere, che tu non puoi conoscere, forse mai potrai raggiungere perché mai potrai oltrepassare quella cortina che separa il nostro dagli altri. E il tema dell'insondabile, dell'inconoscibile è un elemento cardine di questa opera letteraria e insomma ci sono i titoli stessi giustificano questa mia asserzione perché i tre fiori sono i tre aspetti dell'ignoto, cioè una cosa può essere ignota perché al momento non la conosciamo, ma possiamo arrivare a conoscerla tramite un'indagine, tramite un processo logico che ci può portare a scoprirla, appunto l'enigma. Poi c'è il segreto, cioè il segreto è qualcosa che noi potremmo in realtà già sapere fin da subito, ma c'è qualcuno o qualcosa che ce lo cela. E poi c'è il mistero, che è un qualcosa che forse non saremmo mai in grado di comprendere pienamente. Voi dovete pensare che quando noi pensiamo, in realtà ci stiamo muovendo dentro a degli ambienti le cui pareti sono formate dal nostro linguaggio e da ciò che già noi possiamo esperire, già che noi possiamo toccare, vedere, che i nostri sensi sono già in grado di trasmetterci e quindi già qualcosa che fa parte della nostra realtà. Anche il creatore di mondi più fantasioso in assoluto parte sempre nelle sue elaborazioni da qualcosa che già esiste. Lo prende, lo modifica, lo rielabora e crea qualcosa di nuovo, ma la base di partenza è qualcosa che già è presente nel nostro mondo o che è già stata pensata. Va da sé che se esiste una realtà fatta da elementi che non sono parte della nostra e che noi non possiamo arrivare, diciamo, non abbiamo i sensi per poter trasmettere queste immagini alla nostra mente, va da sé che sono realtà che difficilmente possiamo conoscere. Dicevo, è ambientato quindi in questa Kellur. Nella fattispecie è ambientata nel regno aureo del Beltian, abitato dal popolo dei Tirsenna. Il Beltian è forse il reame, a quanto ci viene detto, più ricco, potente e con la cultura più sofisticata di questo mondo, che però di fatto è reduce da un grande cataclisma che nei secoli, nei millenni passati, si tratta di un diluvio universale, spazzò via gran parte di ciò che già esisteva. In particolare spazzò via la stirpe dei giganti che in realtà sopravvivono tuttora, meglio dire, nel tempo della narrazione, ma sono una stirpe, molto ridimensionata, sono in pochi, pochissimi. Non contano più nulla, sono l'ombra di
dei loro antenati, anche proprio dal punto di vista fisico. Il mondo attuale è il mondo degli uomini, però non sono gli unici abitanti di questo universo. Ci sono altre razze, ci sono le fate con i loro compagni maschili, gli gnomi, ci sono gli elfi, ci sono i nani, ci sono i sileni, che sono una sorta di fauni. Ci sono i Sagusei, che sono delle creature che sono un ibrido tra umani, anfibi, pesci e hanno anche qualcosa del rettile, che vivono nelle acque, nei mari, nelle foci dei fiumi. E per esempio, e qui è chiaro, i richiami culturali, dello scrittore alle opere di Lovecraft. Lui non ne fa sicuramente segreto, anzi ci sono vere e proprie citazioni alle opere di Lovecraft, e in modo esplicito e voluto, e poi magari accennerò di meglio in seguito, e perché nelle opere di Lovecraft spesso queste creature abissali, ibride tra umani, pesci e anfibi, spesso sono protagoniste dei racconti Lovecraftiani e sono depositari di segreti che nascono dalla nascita proprio, cioè che sono originari della nascita del mondo. Ecco. E il popolo dei Tirsen è un popolo che, diciamo, la società di Tirsen è una società fortemente teocratica. Il clero, che professa l'antica religione, è un'organizzazione che ha un potere grandissimo all'interno del Veltian, e le altre religioni sono guardate con assoluto sospetto, e c'è veramente poca libertà di professione della fede. È una società matriarcale, quella dei Tirsenna. Non so se qui c'è dietro una. Così, insomma, il voler difendere certe cause femministe. E in realtà il mito del matriarcato viene spesso portato come, diciamo, a corroborare, per sostenere appunto cause femministe. In realtà forse dal punto di vista antropologico e storico, forse non è un argomento così sostanziale. Forse bisognerebbe usare altre narrazioni per sostenere certe ideologie. Perché, questo l'avevo già detto in un altro video, sembra che in realtà non è che sia esistita l'epoca aurea del matriarcato. Il matriarcato è sempre esistito, forse in maniera non preponderante, comunque anche in società guerriere, qui cade anche il mito del fatto che il matriarcato sarebbe stato superato una volta che l'uomo si dovette iniziare a pensare a difendersi dai propri nemici, quindi a istituire gli eserciti, no, per la difesa, diventare guerriero. In realtà, dicevo, il matriarcato è sempre esistito in certi tempi, in certi contesti, in certi luoghi, in certi modi, in certi laghi. E quindi niente, è semplicemente un'espressione dell'umanità, è un
un'organizzazione che le società si sono date in certi contesti, parimenti a quella del patriarcato. Quindi, cioè, l'uomo non nasce né all'interno di una società matriarcale né all'interno di una società patriarcale, cioè dipende dai casi, ecco. Chiusa parentesi, ecco, non so se appunto sia stato solamente un'idea artistica la sua, oppure c'erano appunto altre motivazioni sotto questa scelta qui, ma poco importa. È la società matriarcale. Allora, i fatti narrati prendono avvio dalla scoperta da parte di Larsin, che è un abitante di questa cittadina di periferia di questo regno, la cittadina ai margini del regno aureo del Veltian, fatta in gran parte di agricoltori, e che scopre in riva al fiume, ora non ricordo il nome, e fortunatamente in appendice c'è un'ampia raccolta in ordine alfabetico dei nomi, dei toponimi, degli omonimi e di tutti i personaggi di quest'opera. Io, avendo letto solo il primo romanzo, ecco, non mastico ancora appieno il vocabolario dell'universo di Pietro Trevisan. Larsin trova appunto questa barca arenata sulla riva di questo fiume con dentro una ragazza priva di sensi, e la soccorre e manda subito a chiamare il medico di campagna di questo paese, Veltur Laran, che è poi anche il protagonista del romanzo. E magari anche qui mi sbaglierò, però io ho identificato in questo dottore dei tratti autobiografici di Pietro Trevisan, perché come Pietro Trevisan è un indagatore del mistero, questo Veltur Laran, ma lo fa sempre con molta lucidità, con un approccio razionale. È un seguace della Ventri, questo dottore, e è una religione, appunto, cioè, che non viene vista di buon occhio dal clero dei Tirsenna, no? E insomma, sono lasciati, diciamo, sopravvivere, ecco, ma sicuramente è un culto che non è incentivato, e spesso, per esempio, le persone seguaci della Ventri non possono accedere a ruoli all'interno della società. È un culto fortemente represso, non è una vera e propria religione, è quasi quasi una filosofia, diciamo così, basata sulla razionalità, ecco. Cioè, ha certi aspetti forse dico io, del buddismo, anche se il buddismo lo considero una religione a tutti gli effetti. Comunque sia, non crede nell'esistenza degli dèi, ma, diciamo, fa forte affidamento sulla capacità della ragione umana di addivenire alla conoscenza delle cose. Diciamo che questa ragazza qui si riprende, ritorna in sé, tra l'altro si scopre che è incinta, ma non si ricorda quasi nulla del suo passato, e soprattutto non si ricorda che cosa le è successo. L'unica cosa che ha ben presente è una cosa che di fatto è impossibile che sia avvenuta in quel tempo. Cioè, la ragazza sostiene di venire e di aver vissuto nella valle dei Gigli.
Valle di Gigli è una valle che si trova agli estremi confini del regno aureo del Veltien e che non è più abitata, mi pare, da 3 secoli, dal giorno in cui avvenne una disgrazia che annientò la popolazione di quella valle lì. Cioè, c'erano stati dei segni strani, forse di preavviso, segni particolari, erano successe cose strane in quella valle lì, finché un giorno, di punto in bianco, tutti gli abitanti della valle erano spariti in un unico momento. Addirittura le tombe erano vuote, erano state tutte aperte. E sono state svuotate. Da quel giorno lì nessuno più aveva messo piede nella valle se non qualche predone, predone, se non qualche ladro, se non qualche bandito per sfuggire alle autorità. E quindi era di fatto impossibile che questa ragazza provenisse da questa valle maledetta. Dal giorno del ritrovamento di Timrel, che è la ragazza appunto di cui stiamo parlando, avvengono nel paese degli avvenimenti strani. Sostanzialmente potremmo dire che sono avvenimenti fatti di apparizioni e sparizioni inspiegabili, quasi che qualcuno o qualcosa stesse aprendo delle porte che dovrebbero rimanere chiuse, porte che collegano con altri mondi, con altre dimensioni, porte dalle quali potrebbero entrare ed uscire entità non ben definite, non ben conosciute all'interno di Kellur. Anche gli esseri più antichi sembrano temere queste entità. Qui però io mi devo fermare insomma così, nel delineare la storia di questo romanzo, appunto per non tracimare. E dicevo che questo romanzo però, secondo me, è pregno di riferimenti culturali e la cosa io l'ho apprezzata molto. Allora, bisogna essere, secondo me, fermi su un punto. Quando Pietro Trevisan cita in maniera diretta o indiretta opere letterarie di Lovecraft o anche e molto di Edgar Allan Poe, proprio relative al romanzo Le avventure di Gordon Pym, che poi tra l'altro ha riferimenti, cioè Lovecraft fa riferimenti nelle Montagne della Follia all'opera di Poe, no? Quindi è diciamo. Sono romanzi che si citano a vicenda. Dicevo, non lo fa mai per una mancanza di fantasia. La fantasia di Pietro Trevisan penso che sia strabordante. Ci sono parti in cui veramente lui dà dimostrazione di una altissima capacità creativa. Lui lo fa probabilmente proprio per creare un collegamento. La cosa è molto piacevole perché è come se si stesse cercando di unire questi universi, creare degli intrecci tra questi universi paralleli, no? Di questi altri autori e la cosa secondo me a me almeno personalmente piace. Poi non sono riferimenti a opere letterarie, ma anche riferimenti a
alla storia e alla cultura, cioè alla storia delle religioni, per esempio, tanti riferimenti simbolici. C'è un narratore che non chiamerei nemmeno onnisciente, ma super onnisciente, no? Quasi, che si dilunga in punto, si dilunga in lunghe spiegazioni, che però, a mio modo di vedere, non risultano mai pesanti, cioè sono sempre molto interessanti, perché in questo modo lui, dando spazio al narratore, appunto, lui gli dà modo di spiegare nei dettagli com'è strutturata la società dei Tirsenna, com'è strutturato il credo dei Tirsenna, perché ci sono certe festività, cosa rappresentano, come vengono celebrate. È tutto, cioè, una cura direi piuttosto maniacale nella creazione del mondo. È tutto molto curato anche a livello di onomastica e toponomastica. Cioè, si vede che c'è alla base stato fatto un grande sforzo in tal senso. Ed è una cosa che io ho apprezzato molto perché. Secondo me, una caratteristica fondamentale di un romanzo, di fantasia è quella che il mondo creato deve avere un grande realismo interno, cioè deve essere logico al proprio interno, no? Cioè deve apparire come qualcosa che in un altro universo potrebbe realmente esistere. E quindi, no, quindi una società per poter esistere deve, come quella diciamo descritta, deve essere per forza complessa. E quindi bisogna essere in grado di trasmettere al lettore certe complessità. Mi basti dire, ecco, se può essere di testimonianza per il livello di apprezzamento di questo libro qua, il fatto che io stavo leggendo altri due libri e li ho dovuti, diciamo così, accantonare perché questa lettura stava, diciamo, esigeva, no? Ecco, la mia attenzione, cioè nel senso che alla sera quando mi mettevo lì dovevo scegliere quale libro continuare e continuavo con quello. Poi durante la pausa pranzo a lavorare leggevo quello e quindi l'ho letto in maniera esclusiva per 2 o 3 settimane e mi ha attratto, mi ha sedotto completamente. Adesso se non bisogna mai parlare con troppa sicurezza, ma se le cose andranno avanti normalmente, senza imprevisti, ecco, io sono leggerò sicuramente anche gli altri due romanzi. Niente, ecco, io spero di aver fatto un buon servizio a questo libro con le mie scarse capacità, con appunto il mio piccolo contributo, spero di averlo dato. Vi ringrazio quindi e vi do appuntamento al prossimo video. Grazie e arrivederci.